La conduzione con il corpo. Avevamo ingaggiato ovviamente Benesli per questo video, poi ha mandato quello che è il suo, che è considerato da tutti, insomma, il suo erede, giusto? Jacopo È Alamanni. tipo l'ordine su Wish, quindi insomma, tu ordini Benesli, poi ti ritrovi uno scappato di casa come me che bussa alla porta della galleria. Però proviamoci lo stesso. Allora, conduzione col corpo intendiamo adesso specificamente con il fin, però insomma va bene per tutte le derive, in special modo per quelle in modalità di slocamento contro onda, giusto? Assolutamente, assolutamente. Uno dei cardini della conduzione che parte dall'Optimist, da Bimby, poi si evolve su tutte le derive. Io ho passato da laserista, adesso vado in fin, quindi la componente corpo è assolutamente fondamentale. Per agevolare, a volte non dico sostituirsi, però sicuramente per minimizzare gli effetti del timone. Si cerca di muoversi col corpo per facilitare il passaggio della barca sull'onda e la sua manovrabilità. Sì, io quello che ho sempre visto è che in realtà il modo più efficace, allora la teoria vorrebbe che io mi butto più fuori possibile, mi metto orizzontale rispetto all'acqua e raddrizzo di più, che sicuramente è una cosa vera. La verità è che funziona molto bene con, in realtà questa cosa con acqua piatta, mentre con onda la tua posizione deve essere rivolta in avanti, per cui in realtà devi fare il movimento anche molto avanti dietro, piuttosto che diciamo dritto e completamente diciamo sdraiato come lungo il pelo dell'acqua, giusto? Assolutamente, quello in cui Benesli era un maestro, io ci provo Un allievo. guardando i video, o comunque da quello che mi raccontavano i miei allenatori negli anni passati. Quando c'è onda è fondamentale il movimento avanti e indietro, che oltre a quello di raddrizzamento, diciamo, oltre alla componente di raddrizzamento per facilitare il passaggio della barca sull'onda. Sì, allora c'è un, diciamo, la dinamica proprio sulla singola onda è piuttosto classica, no? Tu hai la barca che è in fase di rallentamento, facciamo conto di dover affrontare un'onda abbastanza perpendicolare rispetto alla prua, che poi è il momento ovviamente più difficile, no? Tu devi affrontare questa cresta e l'onda nel momento in cui tu stai la barca in salita, come tutte le cose in salita che hanno un motore non troppo potente. Rallentano, giusto? Hai Assolutamente. questa fase di rallentamento che produce in realtà un buono normalmente, giusto? Esatto, diciamo che questo l'effetto della barca che sale sull'onda si vede sui filetti come se fosse un buono. La tentazione di chi vede un filetto sbattere sotto il vento è subito quella di avvicinarsi al vento per guadagnare. Il problema è che una volta che è passata l'onda ci ritroviamo con la prua controvento e quindi abbiamo, oltre ad aver perso di velocità nell'onda incidente, abbiamo anche perso perché ci ritroviamo in una posizione in cui sicuramente la barca non riesce a essere potente. Se poi l'onda è particolarmente alta, quello che succede è che quando tu sei sulla cresta, in realtà il vento lo prendi relativamente pulito. Quando sei invece nel capo dell'onda, in realtà hai addirittura il rifiuto Precedente. dell'onda precedente o dell'onda successiva, se Sì, vuoi, esatto. rispetto all'avanzamento, per cui in realtà sei nel suo rifiuto, per cui ti vedi ancora più rifiutato. Come si può fare? Sostanzialmente il concetto è quello di non cadere nella tentazione appunto di orzare in quel punto lì, perché sennò poi dopo entri in una controfase micidiale. Esattamente. E poi, dato che è fondamentale trovare un ritmo di questa manovra con le onde che arrivano, trovarsi in un certo punto in cui sei scarico, non sei veloce, è assolutamente tremendo, perché per recuperare la velocità vuol dire che devi riperdere molta più rotta di quella che già ti fanno perdere No, in stesso. conduzione normale le onde, quindi hai un doppio svantaggio. Quindi quello che cerchi di fare è una sorta di propulsione con il tuo corpo, che è una propulsione peraltro secondo il regolamento, perché
sarebbe simile a quello che è punito come poaching, giusto? Quindi Esatto. sarebbe, però in realtà sull'onda si può Sull'onda si può fare, fare. cioè aiuti il momento oltrepassare, diciamo, la cresta dell'onda con un movimento del corpo che sostanzialmente va il torso. Vai Va indietro. indietro e così la barca nel frattempo va in avanti. A quel punto lì, una volta oltrepassato quel punto lì, a quel punto sei in discesa e a quel punto è la barca stessa che... Quindi anche la cosa che è sensata è quella di dire la stessa accelerazione troppo veloce in realtà è negativa, giusto? In questo modo qua, in realtà l'accelerazione è più progressiva, che è una cosa buona, perché in realtà l'accelerazione troppo violenta, tra virgolette, ti fa perdere potenza perché le vene in realtà si scaricano, perché entrano in una sorta di scarso. Esatto, esattamente. Poi una volta passata la cresta, il movimento, se fatto bene, già di per sé porta poi a una leggera poggiatina nel momento in cui si passa il punto più alto, e a quel punto si sfrutta la discesa dall'onda, quindi sia gravità che nuovamente la situazione favorevole per far riaccelerare la barca e farsi ritrovare alla prossima onda in una situazione con velocità target, quindi non in downspeed usciti dall'onda. Quindi il movimento è sostanzialmente questo movimento del corpo fondamentale, è quello proprio per sorpassare appunto la cresta dell'onda nel momento cruciale, e va fatto assolutamente con tempismo. È questo che rende l'allenamento su barche come il Finn così fondamentale, perché se tu non trovi questa sincronia perfetta di questo movimento, in realtà, ripeto, entri soprattutto nel Finn in una controfase tremenda. Cioè inizia a non riuscire praticamente più a portare No, avanti. diventa un effetto lavatrice per Sì, sintetizzare in sì, maniera sì. molto stringata, cioè sei sostanzialmente in balia delle onde, sono loro che ti portano e non sei tu che invece attivamente dici alla barca che cosa fare e come passarli. Un'altra cosa che mi viene in mente è il tipo di onda che stai affrontando, cioè se stiamo affrontando un'onda abbastanza ripida o comunque corta, allora questo movimento qua diventa fondamentale. Quando abbiamo invece delle onde che sono molto più lunghe, non si riesce a dare questa accelerata con il corpo per farla passare. È molto più sensato agevolare sicuramente la salita e poi, una volta passata, spostarsi con il corpo leggermente in avanti in maniera tale che la barca sulla discesa sia agevolata e non abbia invece quella, diciamo, non si sieda con la poppa in discesa e quindi faccia sostanzialmente da freno. Certo, questa è anche un'altra cosa fondamentale, bisogna tener conto che la figura di galleggiamento varia molto, in questi casi qua varia molto, per cui se tu devi sempre puntare ad avere una figura piuttosto sottile di galleggiamento, la tendenza chiaramente con questo continuo cambio d'assetto è che comunque tu passi da avere la barca molto approvata ad avere la barca troppo poppata, che è tremendo, perché il trascinamento in bolina è quello che non vorresti proprio. Come mettere una zappa in acqua e dire mi fermo qua. Questo è tutto una cosa che si raggiunge appunto con il grande allenamento, però la teoria deve essere ben chiara in mente. Poi se tu inizi a farla bene, questa cosa qua, magari puoi fare anche mezz'oretta di bolina Ah beh, sì, bene. Se assolutamente. invece la fai male, entri veramente in questa lavatrice e duri magari non più di 5 minuti, perché veramente fai fatica tripla, perché se inizi ad andare in controfase, inizi a provare a dover attrezzare una barca che accelera troppo, che si sbanda troppo, diciamo in controfase, diventa una cosa sostanzialmente ingestibile, ed è questa la ragione per cui se voi vedete la barca di uno forte, da dietro, vedete sempre l'albero che tendenzialmente ha molti pochi movimenti, laterali in realtà, no? Cioè gli unici che ha sono quelli che sull'onda corta ne ha pochissimi, sull'onda lunga invece sono quelli che gli servono per guidare la barca rispetto all'onda, no? Però comunque non vedete mai un albero fuori Che spenna controllo, che tanto. spenna o che barca che sbanda Sì, in maniera quando esagerata. si deve dare la cinghiata della vita per tenerla dritta, diciamo che è già troppo tardi e vuol dire che abbiamo già sbagliato qualcosa nelle fasi prima. Bisogna sempre avere un controllo, comunque delle cinghiate che siano quelle che ci permettano di
portare la barca piatta con il minimo sforzo. Esatto, questo ovviamente anche in sincrono con il movimento della randa, scotta randa, eccetera. Questo ovviamente non ne abbiamo parlato, ma ovviamente in sincrono con quello. In queste condizioni la cinghiata buona, più efficace, funziona purtroppo con il sedere più fuori possibile. Quindi non deve essere il corpo che è fuori al massimo, perché ripeto, questo non vi dà, diciamo, sufficiente, tolleranza tra il massimo dentro e il massimo fuori, non è sufficiente. Invece, se, purtroppo, il fatto di tenere il sedere fuori è la cosa più efficace possibile, perché tu intorno a quello ti riesci a muovere molto bene, purtroppo è la cosa più faticosa, Sì, i chiaramente. famosi 3 punti di contatto per trasmettere i movimenti alla barca e soprattutto il fin, vedevo rispetto al laser, sente molto la gamba e molto poco la schiena. Cioè se Verissimo. rimango fermo e do una schienata fuori, non dico che non la sente, però è Quasi, sì, quasi. esatto. Se invece schiaccio con i quadricipiti, sicuramente ha tutto un altro effetto, pur rimanendo con la schiena ferma. Quindi diciamo che è raro vedere i finnisti che danno delle schienate oppure stanno completamente stesi con la schiena e la mano fuori, tipo quadrisettantisti. È molto più facile vedere gente con gambe importanti che sa come schiacciare bene la barca. Esatto, va bene, quindi in attesa delle gambe importanti che sicuramente nottetempo cresceranno da sole, Ah beh, giusto? sì, Certo, no, basta basta volerlo aspettare molto un po' di e concime, esatto, va bene. Ciao ciao a Benjamin. tutti, ciao a classe fin. Ciao.